Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Dopo le mie tre interviste che ho fatto col professor Corrado Malanga, il quale abbiamo parlato anche di addotti, manipolazioni mentali, progetto MKUltra, sono stato contattato da molte persone che hanno visto i miei video sia sul canale di YouTube Emiliano Babilonia che sia sul canale di YouTube Angeli Custodi MKUltra e sia sulle mie tre radio web, il quale una è Angeli Custodi MKUltra e l'altra è Emiliano Babilonia su Spreaker, il quale dopo aver sentito e visto i miei video hanno detto che loro non erano per niente addotti, ma che erano manipolati dal sistema deviato di controllo mentale, ma che loro, essendo sotto questi test, manipolazioni e sotto narcolessia indotta attraverso le radiofrequenze sia in alternata che a frequenza a microonde, si sono accorti che praticamente le teorie che gli alieni vanno a prendere queste persone dentro casa e poi nessuna telecamera vede niente, nessuna ripresa video, nessun cellulare riprende niente, addirittura ci abbiamo una nostra amica che sta qui a Roma che ha delle telecamere in tutta casa e le telecamere sono accese 24 ore su 24 e lei è stata sottoposta a queste allucinazioni, a questi lavaggi del cervello, a queste torture, e le telecamere non hanno visto niente, non hanno visto alieni, non hanno visto astronavi, non hanno visto nulla che poteva essere un qualcosa proveniente dall'esterno. Ovviamente con lo stato ipnotico crei delle sensazioni, con lo stato narcoletico crei delle sensazioni, simuli lo stato ipnotico aumentando la suggestione, facendoci vivere in un incubo ad occhi aperti. E tutto quello che ci accade durante il sonno e tutto quello che ci accade per strada è solo dipeso dalla narcolessia indotta dello stato ipnotico che deve rincoglionire la popolazione, che deve cambiare le nostre deduzioni cerebrali attraverso un rincoglionimento generale. Sentite questi addotti che cosa dicono? Io dico che sono presunti addotti manipolati attraverso un sistema radio ipnotico con lavaggi del cervello, manipolazioni cerebrali e test ipnotici per la mappatura cerebrale. E alla fine sentirete il professor Corrado Malanga, che anche lui ha capito che non è possibile che tutti siano rapiti dagli alieni, che tutti siano addotti, ma dice una cosa giusta: ci vogliono rincoglionire per manipolare le nostre decisioni. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia, buona visione. A grosse linee, dove mi facevano queste domande di partecipare a questo grande progetto, e se volevo partecipare era uguale, se no mi ci avrebbero preso loro ugualmente. E se fossi andata, perché io dicevo, quando mi riportate a casa lo racconto a tutti, e loro mi dicevano, vai vai, così ti rinchiudono al manicomio, noi quando si viene non ci vede nessuno e nessuno ci ferma, non c'è da addormentare nessuno. Insomma, tutta questa cosa qui, e poi mi riportarono a casa, sempre passando, questo mi ricordo bene, che uscivo da questa astronave, insieme a questi due esseretti, cioè uno davanti e uno dietro, scendevo giù volando, in questa specie di raggio, so una storia di com'era, passavo dalla finestra che era chiusa dentro e mi rimettevano sul letto, però sul letto non è che mi ci poggiavano, mi ci lasciavano andare 10 cm dal materasso, boom! Quindi quando mi hanno lasciato andare così io ero sbloccato e mi sono svegliato su, cioè ero sveglio, quindi il tempo di mettermi seduto sul letto ho visto queste ombrette nere che andavano verso la luce e la luce spariva insieme a loro. Quando poi ho aperto la finestra e la persiana ho visto questo bagliore che andava via. E di lì sono andato nel bagno, mi sono messo davanti allo specchio, più che altro per la paura. Mi ripetevo che sinceramente non mi riconoscevo neanche guardandomi, infatti mi faceva paura, era come se fossi squilibrato in quel momento. Cercavo di tirarmi, di autoconvincermi che non era nulla, era solo un sogno, era stato un sogno di raccontarlo a nessuno perché sennò ammattivo. Però poi il giorno dopo, quando mi sveglia, non ce la faceva sta zitto. Lo raccontai a un mio amico e poi lo raccontai a una serie di persone. E lì vidi un po' la gente che storgeva la bocca.
un po' strana. Questo senza ipnosi, l'ho sempre ricordato. Nell'ipnosi, ora sinceramente non me la ricordo neanche, ma sono andato molto più a fondo nel momento che ero lì. Io stavo dormendo, io percepisco di essere bloccato nel letto, ero in realtà nel sacco a pelo, perché ero in montagna, e mi sveglio benissimo, sento due amici sopra che russavano, quindi vedevo benissimo quello che succedeva, c'era una specie di... il muro si era aperto, una specie di sfera, come, un po' come fanno vedere nei film questi Stargate, ecco. C'erano davanti due piccoletti che erano venuti ai miei piedi, e dietro c'era questo essere qua. E questi due mi hanno parlato nella testa dicendomi: alzati e vieni con noi. Allora, io sono rimasto uno sorpreso che uno mi parlasse nella testa. Due, mi è sembrato assurdo che uno che mi apre il muro e mi viene ai miei piedi mi dice: alzati, vieni con me. Cioè, hai fatto tutta sta roba, non fai prima prendermi e portarmi via. Cioè, mi sembrava una cosa assurda. Tutte queste cose la mente è veloce a pensarle, e io dentro me mi è scattata una ribellione, una rabbia, perché io ero consapevole attraverso l'ipnosi di quello che poi succedeva. Allora gli ho risposto no, non vengo, in modo molto deciso, sempre però telepaticamente, cosa che io adesso non so rifare. No, non vengo, andate via. Gli ho detto andate via, però con rabbia, come se volessi menarli, perché io la cosa che volevo fare era cercare di muovere il mio corpo, ma non riuscivo. Cioè, io cercavo di muovere le braccia, le gambe, perché volevo proprio alzarmi e picchiarli. Allora, io quando gli ho detto no, non vengo, questa risposta qua, sono rimasti bloccati. Il suono e vibrazione, tutto l'universo è vibrazione, tu produci la vibrazione, ed è chiaro che se incontri un malintenzionato, un militare di turno, il quale sa e conosce bene questo aspetto della biologia del cervello e produce un suono che ti copra il tuo, te lo equalizza, te lo annulla, quello che tu hai prodotto, che potrebbe essere uno stato estatico, uno stato di piacere, uno stato di gioia, viene distrutto, eliminato, stravolto e modificato da agenti esterni prodotti da altri. Va sottolineato che da quando il mondo esiste, i governanti non hanno mai voluto che tu capissi qualcosa. Perché? Perché se tu capisci, per 40 anni Andreotti è col cazzo che lo rivoti, oppure Berlusconi è col cazzo che lo rivoti. E allora è bene che la gente rimanga un po' rincoglionita, e per rincoglionire la gente ecco che vengono fuori le ipotesi che sembrano uscite dal cappello di un mago, per cui ci sono in giro nell'ambiente delle fonti di radiazioni che non sono sonore o colori, che non sono proprio quelle giuste per te, ma che in qualche modo disturbano la tua coscienza, la tua capacità di comprendere e tutto quello che ne è legato. Io per tanti anni ho studiato il fenomeno delle adduzioni aliene, che per alcuni può sembrare una cosa fuori del mondo, no? Gli alieni, ma figuriamoci se gli alieni vengono qui e ci rompono le balle a noi. Però quello che si è scoperto con la tomografia laterale, con la risonanza magnetica al computer, con tutte le tecniche di medical imaging, cioè di fotografare quello che tu hai dentro il corpo, che questi poveri disgraziati che vengono identificati come addotti e non sono affatto pazzi, hanno nel proprio cervello, di fronte alla ghiandola pineale, delle particolari onde cerebrali che trasformano la ghiandola pineale in una ghiandola che secerne un po' a caso melatonina e serotonina, e che producono variazioni psicologiche, psicosomatiche molto gravi. Io ho letto, mi ricordo tantissimi anni fa, fui incaricato da una giornalista italiana di verificare se scientificamente esistesse della letteratura che parlava dell'inquinamento da microwaves, cioè da microonde, dai telefonini.
E io scoprì che c'era di tutto, cioè quello che oggi chiamiamo un telefonino, te lo metti nel vicino all'orecchio e ti spara delle microonde sulla ghiandola pineale, e questo telefonino poteva produrre di tutto, dall'allungamento del periodo di partogenesi delle donne alle malattie più strane, ai momenti di confusione, e c'erano dei lavori scientifici, mi ricordo tantissimi anni fa, alcuni lavori scientifici all'Università di Pisa presero degli studenti, li pagarono perché poverini non sapevano come recuperarli, li misero nella stanza e li bombardarono con alcune onde a 50 Hz di frequenza. In quel periodo mi ricordo il lavoro, l'ho letto tanti anni fa, e i soggetti cominciarono ad avere analgesia all'apparato dentario, non sapevano più dove erano, non sapevano in che tempo erano. Insomma, a seconda della musica che sentiamo, è evidente che il nostro umore cambia. E se noi sappiamo queste cose, sappiamo anche difenderci dalla musica cattiva. Se non sappiamo queste cose, qualcuno ci offre della musica che non è proprio tonica per noi. Come avete potuto sentire, anche Malanga effettua le stesse identiche ricerche, le stesse identiche sperimentazioni e fa le stesse identiche scoperte che ho fatto io, Emiliano Babilonia. Vittima di controllo mentale, ricercatore indipendente, perito tecnico e che sta da anni analizzando le frequenze di disturbo che entrano all'interno del cervello sia dai condotti uditivi sia attraverso le frequenze della luce, le frequenze cromatiche all'interno degli occhi, e ha dato sempre dei consigli di utilizzare occhiali polarizzati e di utilizzare cuffie insonorizzate che diminuiscono gli attacchi delle armi ad energie dirette all'interno del cervello. Un saluto a tutti da Emiliano Babilonia.